Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale naturalmente la pagina politica ed ancora la cronaca con alcuni arresti eseguiti questa mattina a Cosenza ed altri a Vibo Valentia. Parleremo del sequestro del porto di San Lucido, della revoca del direttore generale dell'ASP di Cosenza Gianfranco Scarpelli e di tanto altro subito dopo il nostro sommario. Vi aspetto. Tra bocciature più o meno eccellenti e tanti volti nuovi in consiglio regionale nasce la stagione politica del governatore Oliverio. Con l'accusa di omicidio e occultamento di cadavere sono stati arrestati dai carabinieri del comando provinciale di Cosenza Maurizio Rango, presunto reggente del clan degli Zingari, e Adolfo Foggetti. Avrebbero ucciso, facendone sparire il corpo, Luca Bruni. Avrebbero praticato usura ai danni di un commerciante. I carabinieri hanno arrestato 6 persone a Vibo. Nell'accusa c'è l'aggravante del metodo mafioso. Sigilli al porto di San Lucido. L'operazione eseguita dalla Guardia Costiera di Vibo. La struttura sarebbe sprovvista della concessione per l'utilizzo del suolo demaniale. Il commissario della sanità calabrese, il generale Pezzi, ha revocato stamattina la nomina del direttore generale dell'ASP di Cosenza, Gianfranco Scarpelli, l'azienda nelle mani del suo vice, in attesa del nuovo inquilino. Ancora ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. La pagina politica in apertura: avverrà nei prossimi giorni l'ufficializzazione dei consiglieri eletti. Mancano ancora alcuni adempimenti tecnici prima della proclamazione, ma non dovrebbero esserci sorprese. 30 i nuovi inquilini di Palazzo Campanella, tra questi solo 10 le riconferme. Il servizio è di Emilia Canonaco. Adesso che le urne sono fredde, i dati più o meno chiari, eccezion fatta per qualche altra cosetta da sistemare, si procederà alla proclamazione dei 30 nuovi consiglieri, 20 dei quali metteranno piede per la prima volta a Palazzo Campanella. Tra questi, sindaci attuali ed ex, sindacalisti, presidenti di associazioni di categoria, società civile e politici navigati. Comincia una nuova stagione, tutta o quasi al maschile, tenuto conto del fatto che una sola donna ha ottenuto il seggio, almeno fino a quando non sarà chiarito l'inghippo Vandaferro, candidata alla presidenza che rischia di rimanere fuori. Una legislatura, questa, che dovrà affrontare le tante emergenze di cui soffre la Calabria e che l'hanno fatta scivolare agli ultimi posti delle graduatorie nazionali in più settori. Finito il tempo delle parole, deve cominciare necessariamente quello dei fatti, altrimenti il numero degli elettori che hanno disertato le urne sarà inevitabilmente destinato ad aumentare. Oliverio avrà dalla sua una maggioranza forte, visto che gli eletti sono quasi tutti espressione diretta dello stesso governatore. Desta curiosità il comportamento che andrà ad assumere l'opposizione, considerato che il compito potrebbe essere assolto dalla sola Forza Italia, con il nuovo centrodestra che, sulla carta, lancia segnali di condivisione del progetto del presidente. Tra qualche giorno si comincerà a lavorare alla composizione della giunta, che dovrebbe rispondere ai criteri enunciati dall'ex responsabile della provincia di Cosenza, e cioè autorevolezza e competenza. Oliverio pescherà tra gli eletti, chiedendo a questi ultimi il sacrificio di dimettersi da consiglieri, è un altro capitolo che scriveremo prossimamente. La cronaca adesso: 2 presunti esponenti dell''ndrangheta, Maurizio Rango e Adolfo Foggetti, sono stati fermati dai carabinieri di Cosenza per concorso in omicidio, porto e detenzione di armi, occultamento di cadavere nei confronti di Luca Bruni, scomparso il 3 gennaio del 2012 e non più ritrovato. Isabella Roccamo.
svolta nelle indagini sulla scomparsa di Luca Bruni, vittima di Lupara Bianca. Oggi, alle prime luci dell'alba, i carabinieri del reparto operativo del Comando Provinciale di Cosenza hanno arrestato i presunti responsabili di quell'omicidio. In manette sono finiti Maurizio Rango, 38 anni, considerato reggente del clan degli Zingari, e Adolfo Foggetti, 29 anni, presunto esponente della stessa cosca. Di Luca Bruni si sono perse le tracce il 3 gennaio del 2012. Quel giorno, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato attirato in un tranello. La sua eliminazione sarebbe stata decisa perché, dopo la morte del fratello Michele Bruni, stava tentando di organizzarsi per ampliare il raggio d'azione degli interessi illeciti della cosca, evidentemente in contrasto con gli accordi già stabiliti dal patto intercorso tra la cosca degli Zingari, retta in quel periodo da Franco Bruzzese, e quella degli italiani, capeggiata da Ettore Lanzino, cosca però verso la quale Luca Bruni nutriva un forte risentimento, ritenendola responsabile della morte di suo padre, Francesco, detto Bella Bella. Quella fredda giornata di gennaio del 2012 a Luca Bruni fu fatto credere che avrebbe partecipato ad un summit con i vertici dell'organizzazione. Fu invece ucciso a colpi d'arma da fuoco e il suo cadavere fatto sparire. A seguito di questo omicidio, gli equilibri fra i criminali di questa terra si sono risistemati, ed è praticamente sorto il patto federativo fra gli italiani e gli Zingari. Le indagini dei carabinieri, coordinate dalla DDA di Catanzaro, si sono avvalse anche dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia. Rango e Foggetti sono accusati di omicidio pluriaggravato, occultamento di cadavere, porto e detenzione illegale di armi. Per la scomparsa di Bruni, indagato anche Franco Bruzzese, già detenuto per altri reati, mentre un'altra persona è al momento ricercata. Abbiamo praticamente smantellato la compagine, diciamo, che ha portato poi all'omicidio di Luca Bruni, che era scomparso appunto il 3 gennaio del 2012, dopo un incontro che poi non si è tenuto, che doveva invece suggellare il ruolo di Luca Bruni al vertice della criminalità Abruzia. Proseguiamo con la cronaca, con i 6 arresti nell'ambito dell'operazione Insonnia eseguiti nella notte dai militari del reparto operativo del comando provinciale di Vibo Valentia. L'operazione del reparto operativo del Comando Provinciale dei Carabinieri di Vibo Valentia, che hanno eseguito 6 provvedimenti di fermo emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro. L'operazione, denominata Insomnia, ha fatto luce su un vasto giro di usure ed estorsioni compiute mediante il ricorso dalle modalità mafiose tra le province di Vibo Valentia e Reggio Calabria. La vittima è un commerciante di abbigliamento e di oggetti preziosi che, dopo aver subito 2 rapine, si è trovato nella necessità di poter disporre di denaro per riavviare l'impresa. Le somme sono state prestate a partire dal 2010, da quel momento è cominciato l'inferno. Gli usurai, a garanzia degli interessi e del capitale, si sono fatti consegnare 2 orologi Rolex, una partita di gioielli e pietre preziose, assegni e una scrittura privata che li ponesse al riparo da possibili denunce. Non paghi, hanno cominciato a minacciare con gravi ritorsioni ai danni del commerciante e dei suoi familiari, fino ad arrivare al piccolo dei suoi figli di appena 10 anni. È a questo punto che è scattata la volontà del commerciante di denunciare i suoi aguzzini. È l'esasperazione che l'ho costretto a denunciare, l'esasperazione di una persona che si trova ormai ad aver perduto tutto, che non vede via d'uscita e che vede minacciati i suoi affetti più cari. Perché in questa vicenda, come in tutte le vicende di usura, si parte dalla minaccia al diretto interessato alla minaccia alle persone a lui vicine, più care, che riescono a sortire una pressione psicologica ancora maggiore e più forte nei confronti della vittima. Quando hanno iniziato a rivolgersi al fratello, al cognato, alla moglie e poi al figlio e a iniziare con le minacce nei confronti di questi, allora la vittima sicuramente si è trovata costretta a denunciare. Una novità per questo territorio è il particolare che nel corso delle perquisizioni sono stati sequestrati dei rituali di 'ndrangheta. Diciamo che è importante perché ci offre riscontro a quanto evocato nel corso delle minacce. Viene contestato a tutti gli indagati che queste richieste estorsive che seguivano ai prestiti usurari sono tutti quanti connotati dall'aggravante del metodo mafioso. Si evocavano scenari di criminalità organizzata che sono stati puntualmente riscontrati, e nel corso delle perquisizioni, come diceva lei, sono stati rinvenuti questi pizzini di rituali
relativi sia ai locali di riunione di 'Ndrangheta, sia ai battesimi di 'Ndrangheta, che confermano quindi e riscontrano quanto dagli stessi sindacati evocato nel corso delle loro richieste. Il personale della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia ha sequestrato il porto turistico di San Lucido e denunciato due persone. Il sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari di Paola. Dalle indagini è emerso il mancato collaudo della struttura, non risultano a norma inoltre l'impianto antincendio e le luci d'ingresso. Ce ne parla Rosalba Baldino. Sigilli al porto di San Lucido nel Cosentino, l'operazione seguita dalla Guardia Costiera di Vibo Valentia. Si tratta di un sequestro preventivo della struttura che sarebbe sprovvista del titolo concessionario. Gli uomini della Capitaneria di Porto hanno eseguito il provvedimento emesso dal Procuratore Capo della Repubblica di Paola Bruno Giordano. Le indagini sono partite nel 2013, due persone sono state deferite all'autorità giudiziaria. Sono accusate di non aver provveduto al collaudo generale, all'accatastamento e alla messa in sicurezza dell'intera struttura portuale. In particolare non risulterebbe a norma l'impianto antincendio. Tra 15 giorni si procederà alla chiusura definitiva del porticciolo turistico. Col lavoro soprattutto di tipo amministrativo, quindi di controllo di tutte le autorizzazioni e concessioni che ci sono state per il porto, cose che non sono tutte regolari, e quindi si è proceduto al sequestro della struttura. I proprietari dell'imbarcazione hanno tempo 15 giorni per lasciare il porto. Noi nell'ambito di un documento, che è il documento programmatico della Direzione Marittima, stiamo procedendo a una verifica dei vari porti ricadenti nella giurisdizione. Man mano che ci andiamo avanti vediamo, prima è toccato ad Amantea, poi a San Lucido. La sanità adesso, la revoca di Gianfranco Scarpelli, manager dell'ASP Cosentina, alla fine è arrivata. Il decreto del commissario alla sanità Luciano Pezzi è giunto ieri a poche ore dalla chiusura delle urne. Vediamo. Il commissario alla sanità Pezzi ha firmato il decreto di revoca per Gianfranco Scarpelli, direttore generale dell'ASP di Cosenza. Un provvedimento arrivato a poche ore dalla chiusura delle urne. La storia del manager della sanità cosentino è assai travagliato. Prima il coinvolgimento nell'inchiesta sugli incarichi d'oro e il rinvio a giudizio. Poi, subito dopo le europee dello scorso mese di maggio, la decisione della giunta regionale presieduta dalla Stasi di rimuovere Scarpelli dall'incarico. La giunta aveva nominato quale sostituto Alessandro Moretti, nomina però che non era mai stata ratificata dal commissario ad acta alla sanità, visto che l'allora governatore Scopelliti aveva dato le dimissioni dopo la condanna nel processo Fallara e il nuovo commissario non era ancora stato nominato dal governo Renzi. E così Gianfranco Scarpelli, quando la giunta Stasi ha preso atto delle dimissioni di Moretti, è tornato alla guida dell'ASP Bruzia. Ma il 20 ottobre scorso il commissario alla sanità Pezzi ha avviato il procedimento di revoca, decreto che, come dicevamo, è arrivato ieri. Scarpelli dunque non è più a capo dell'ASP di Cosenza, ma il suo contratto tuttavia sarebbe scaduto tra pochi giorni, precisamente il 28 novembre. E adesso la manifestazione voluta dalla Polizia di Stato e organizzata in Calabria dalla Questura di Cosenza per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Gianluca Pasqua. La testimonianza di Alba, una giovane madre vittima di violenze da parte dell'ex marito, è stato il momento più toccante della manifestazione voluta dalla Polizia di Stato e organizzata dalla Questura di Cosenza per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il primo schiaffo, le scuse, è l'inizio di un vortice di paura e disprezzo che ha finito per coinvolgere anche la figlia, oggi adolescente. Quell'incubo è terminato soltanto quando la donna, esasperata, si è rivolta alla polizia, chiedendo l'ammonimento dell'uomo da parte del questore. Il primo passo della risalita verso la libertà di Alba, di sua figlia. La legge sullo stalking, quella sul femminicidio, strumenti nati negli ultimi 5 anni per affrontare un'emergenza che ha numeri impressionanti. 179 omicidi di donne nel 2013, il record, migliaia di denunce per atti persecutori e una diffusione sul territorio nazionale che non risparmia nessuna area del paese. Il prefetto di Cosenza, Tomao, ha aperto i lavori, il questore Luigi Liguori ha presentato la squadra antistalking ed esposto le linee guida dell'azione delle forze di polizia in difesa delle donne.
Decine di studenti provenienti da diversi istituti della provincia di Cosenza hanno ascoltato con interesse gli interventi dei relatori, che hanno affrontato gli aspetti clinici, giuridici e sociali del fenomeno di violenza di genere. Tra le scolaresche presenti, anche quella dell'istituto Palma di Corigliano, che frequentava Fabiana Luzzi, la giovane studentessa, vittima della furia assassina del suo fidanzatino. Ancora sangue sulle strade della nostra regione, due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto sulla statale 106 Ionica. A causa dell'incidente l'ANAS ha chiuso il tratto della statale tra Sant'Elia e Melito Porto Salvo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l'accaduto. Il personale dell'ANAS è presente sul posto per ripristinare la circolazione il prima possibile. Ci spostiamo adesso a Roseto Capospulico perché il GAL Alto Ionio ha presentato i risultati ottenuti con il programma di sviluppo rurale 2007-2013. Il GAL Alto Ionio ha presentato a Roseto Capospulico i risultati lusinghieri del PSR 2007-2013, denominato Approccio Leader, che ha favorito il turismo e l'agricoltura. Abbiamo raggiunto il 100% dell'impegno di spesa in soli 3 anni e siamo al 67% della spesa effettiva. Questo territorio, come avete potuto notare, è pronto, è un territorio che è cresciuto con il leader, è cresciuto moltissimo, ovviamente noi parliamo di settore agricolo. Agriturismo, artigianato, piccole e medie imprese, ma legato sempre al mondo agricolo. È cresciuto, abbiamo avuto degli ottimi risultati, siamo contenti dei risultati ottenuti. In un periodo come questo riuscire a impegnare in soli 3 anni il 100% delle somme stanziate e spendere circa il 70%, io credo che sia un dato incoraggiante per poter andare avanti. Nell'occasione è stato presentato anche il PSR 2014-2020 che prevede tra l'altro la costituzione di un partenariato pubblico-privato. Non è la prima volta che ci rivolgiamo alle imprese, cioè il GAL, il gruppo di azione locale, ha questa finalità. Poca cosa per i comuni nel senso come entità comunali, però molta attenzione a quella che è l'imprenditoria dell'Alto Ionio, perché uno sviluppo non si basa sul comune. Il comune può essere un sollievo, certo, per tante problematiche, ma il comune si sviluppa sul lavoro, sull'impegno delle imprenditorie locali. E noi vogliamo stare vicini a questi imprenditori perché diano uno sviluppo all'Alto Ionio, quindi uno sviluppo a quello che può essere il nostro futuro. I servizi sulla raccolta dei rifiuti si segnalano da Cassano Ionio. Il sindaco Gianni Papasso ha reso noto infatti che da 2 giorni è impossibile garantire la regolare raccolta dei rifiuti in tutto il comune. Per un guasto nell'impianto di Bugita infatti i rifiuti non vengono conferiti nella discarica autorizzata con ordinanza dalla Regione Calabria. La situazione comunque dovrebbe risolversi in tempo breve. Papasso ha invitato tutta la cittadinanza alla collaborazione per come già ampiamente offerta e dimostrata ad inizio novembre, conferendo meno rifiuti per qualche giorno nei cassonetti. Papasso tiene ancora una volta a ringraziare la città per la comprensione di una situazione non voluta dall'amministrazione comunale ed assicura ogni azione e controllo perché la situazione si risolva al più presto. Ed è stata dedicata ad Umberto Boccione l'iniziativa 5 Sensi di Marcia che si è tenuta a Cosenza. 5 Sensi di Marcia, l'iniziativa promossa dall'Assessorato al Turismo e Marketing Territoriale di Palazzo dei Bruzzi, che prevede interessanti itinerari di trekking urbano attraverso i luoghi più suggestivi della Cosenza antica, è stata dedicata sabato scorso a conoscere la vita e le opere di Umberto Boccioni, famoso artista calabrese ed esponente di rilievo del futurismo e dell'arte italiana del primo Novecento. La Galleria Nazionale di Cosenza, Palazzo Arnone, accoglie oltre 60 opere di Umberto Boccioni, una sorta di museo nel museo. I visitatori di 5 Sensi di Marcia hanno potuto entrare in contatto con una preziosissima collezione che testimonia l'estro e la grandezza di un protagonista indiscusso del Novecento, esponente di spicco della irripetibile stagione delle avanguardie storiche. Dopo la visita alle opere di Boccioni, il percorso ha condotto i partecipanti anche alla chiesa di San Francesco di Paola e allo storico palazzo dell'Archivio di Stato. Ed ora spazio al meteo. Thank you.
Ben ritrovati al meteo. La fase di alta pressione che ci ha accompagnato negli ultimi giorni è ormai al capolinea. Dalle immagini satellitari si nota già un'estesa presenza di nuvolosità sul Mediterraneo centrale, sintomo di un imminente peggioramento del tempo su gran parte del paese nelle prossime 24-48 ore. Il tutto è causato dall'arrivo di correnti più umide di origine atlantica che anticipano l'affondo di una più vasta perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale. Andiamo a vedere quindi le mappe in dettaglio per la Calabria. Domani ancora passaggi nuvolosi con piovaschi sulle zone ioniche, temperature ancora sopra le medie del periodo con valori massimi prossimi ai 20 gradi. Andiamo a vedere ora come si comporteranno mari e venti. Domani mari ancora calmi con ventilazione dei quadranti orientali. Per ulteriori informazioni vi rimando al nostro sito internet www.cosenzameteo.it. Bene, l'appuntamento odierno è giunto al termine, grazie per averci seguito, arrivederci. E non ci sono aggiornamenti di rilievo, dunque il nostro telegiornale termina qui. Io ringrazio regia Michele Cave, messi in onda Giuseppe Costanzo ed auguro a voi tutti un buon proseguimento di serata.